L'indicazione di crescita in questo momento, abbiamo fatto una partita contro San Lazzaro meglio che la prima partita con Chiaravalli, sia in difesa sia in attacco. Abbiamo un po' di problema anche nella partita contro San Lazzaro, principalmente nel gioco della superiorità numerica, e questo è stato un impatto grande dentro della partita. Dobbiamo fare domani un gioco in superiorità numerica molto meglio, perché è questo dettaglio che fa la differenza alla fine del punteggio. Sappiamo della difficoltà, perché giocare lì è molto difficile. Io ho giocato l'anno scorso nella Youth League lì e lo so che c'è tantissimo tifo, c'è un comportamento molto forte, molto aggressivo la squadra, è una squadra molto forte. Dobbiamo stare lì tranquillo e pensare partita a partita a sviluppare il nostro livello. Nostra sfida principalmente contro di noi è questa cosa, migliorare tranquillamente passo per passo. Noi siamo in questo momento nella sfida di migliorare le diverse fasi del gioco, quindi i concetti sono più chiari per loro e anche quando pensiamo al livello individuale sicuramente c'è una crescita. Dobbiamo stare tranquilli, come avevo parlato, e vedere la situazione partita a partita. Sono sicuro che andiamo a fare ancora un step meglio in questa partita. Le prime due partite, come hai detto te, sono state un po' difficili perché innanzitutto è il nuovo campionato di Serie A Silver. Siamo tutti venuti da realtà diverse, però piano piano ci stiamo ambientando. Giorno dopo giorno stiamo creando nuove idee di gioco, stiamo creando più spirito di squadra rispetto alle prime partite. Infatti possiamo vedere già San Lazzaro, che era una realtà diversa magari dalla prima partita che abbiamo affrontato. E ovviamente stiamo preparando anche per la partita di questo sabato, in cui siamo più fiduciosi rispetto alle altre, come ho detto prima, per via delle nuove esperienze che stiamo facendo tutti insieme. Anche noi siamo arrabbiati perché veniamo anche noi da due sconfitte, diciamo, abbastanza pesanti, e quindi abbiamo voglia di riscatto, voglia di far vedere che possiamo giocare anche noi in questo campionato, che possiamo competere con le squadre senza farci sorpassare dagli altri.